Ciao a tutti, siamo ancora qui per un'ultima volta per parlarvi di quest'ultima giornata del Festival di Cannes 2018 che questa sera vedrà proclamare l'ambitissima Palma d'Oro e tutta una serie di premi che fanno parte appunto del concorso della selezione ufficiale in competizione. Fare un pronostico non è la cosa più semplice del mondo, soprattutto quest'anno in cui ci sono pellicole molto particolari, di autori non sempre conosciuti, comunque che hanno portato in scena dei drammi o comunque delle pellicole con vari livelli di significato, alcuni affidati proprio alla sensibilità del pubblico, altri un po' più espliciti. In ogni caso sono molte le opere che sicuramente hanno portato un grande valore a questo concorso, soprattutto alcune degne di una scrittura veramente d'autore, altre per una regia raffinata e anche in certi casi virtuosistica, tali da rendersi meritevoli di un premio. Io ho già provato a fare il mio pronostico, ho pubblicato questa mattina l'articolo su cinematograph.it, ad ogni modo ricomincio a parlarne un po' con voi di quello che potrebbe succedere questa sera. Come sapete, oltre alla Palma d'Oro ci sono una serie di premi che caratterizzano Cannes, ad esempio il premio della giuria che appunto viene conferito ad un'opera che si è distinta per il suo valore, ma che non è talmente buona da essere meritevole della Palma d'Oro. Il premio della giuria quest'anno ha varie possibilità per essere assegnato in realtà, però quello che è certo è che potrebbe essere affidato ad un'opera come Capernaum di Nadine Labaki, uno degli ultimi film presentati in concorso, scritto molto bene, che racconta appunto le vicissitudini di questo bambino libanese che si trova a dover affrontare la vita da solo dopo aver ripudiato i genitori e si ritrova addirittura a volerli denunciare per l'averlo messo al mondo, averlo costretto a vivere questa vita indigente e all'insegna della miseria. Un film molto forte, dal grande impatto emotivo, in cui sì, è vero che è molto facile commuoversi laddove ci sono bambini che soffrono, ma la potenza del film di Nadine Labaki è proprio una scrittura che riporta il protagonista all'interno di un vortice dal quale non riesce ad uscire, in cui si ritrova addirittura a commettere gli stessi crimini, da un certo punto di vista, commessi dai propri genitori, proprio perché non trova una via d'uscita in questa dimensione in cui non avere dei documenti che purtroppo vengono tenuti a pagamento e quindi non avere un'identità non permette di vedersi riconosciuta una dignità umana. E quindi questo potrebbe essere un premio della giuria. Per quanto riguarda invece il premio per la miglior sceneggiatura, quello che io ho indicato come probabile è il bellissimo film di Koreeda Ryokazu, cioè Shoplifters. Lui è molto bravo a dipingere questi ritratti familiari. Questa volta va oltre proprio perché cerca di vedere la famiglia come un sistema più astratto del solito, i cui componenti non sono legati da legami di sangue, ma da legami di opportunità o comunque affettivi, ma al di là del legame di sangue. Ci sono addirittura anche dei crimini che coinvolgono i protagonisti e che li legano in questo legame familiare. Quindi il regista porta ad interrogarsi attraverso questa sceneggiatura raffinata su il limite fra il bene e il male, su ciò che è lecito, ma ci fa interrogare sul fatto che una cosa, anche non essendo lecita e quindi concessa dalla legge, non potrebbe non essere sbagliata dal punto di vista morale. Un film molto intelligente che speriamo ottenga un premio qui a Cannes questa sera. Un altro premio molto ambito chiaramente è quello per la migliore interpretazione maschile, che quest'anno però secondo noi ha pochi dubbi. Abbiamo questa interpretazione straordinaria di Marcello Fonte in Dogman di Matteo Garrone, in cui porta questo ritratto di quest'uomo mite ma che è costretto ad essere influenzato dalla violenza che lo circonda per smettere di essere oppresso. Oppure potrebbe essere anche un premio consegnato ad Adriano Tardiolo per Lazzaro Felice di Alice Lohrwacher. Quindi abbiamo due nomi italiani che ci sembrano i più papabili per il premio per la migliore interpretazione maschile. Per quanto riguarda invece la migliore interpretazione femminile, i dubbi sono di meno. Sicuramente l'attrice di Ashes Purest White è quella che ci sembra più adatta a ricevere questo premio, proprio perché è stata in grado di portare in scena una trasformazione complicatissima, sia attraverso gli anni, ma anche proprio attraverso le vicissitudini che hanno colpito la sua vita. Vicissitudini che riguardano la scelta di aver difeso il suo amore e di aver fatto la galera al posto suo per difendere il suo compagno, che è appunto un boss della malavita, e prendere la responsabilità al suo posto e appunto andare in galera al suo posto. Un personaggio femminile veramente forte, determinato, che riesce a rendere perfettamente questa donna che ha imparato dal suo uomo come districarsi in un mondo in maniera non troppo lecita per raggiungere un obiettivo. Molto potente in realtà anche l'interpretazione della protagonista del film polacco Cold War, al quale però noi avremmo riservato il Grand Prix. Il Grand Prix proprio perché la messa in scena di questa guerra fredda dal punto di vista di una storia d'amore impossibile, crediamo che sia stata molto eloquente dal punto di vista delle immagini, ma anche dal punto di vista semantico, abbastanza da meritare il secondo premio in ordine rispetto alla Palma d'Oro. Ma chi andrà allora a questa Palma d'Oro quest'anno? Ci sono ancora molti dubbi, c'è chi parla di Capernaum, appunto di Nadine Labaki, per questa
potenza emotiva che è riuscito a trasmettere, ma quello che io credo quest'anno è che potrebbe essere papabile Leto. Leto perché è un film che porta in scena una dimensione in cui il successo non viene raggiunto attraverso una vita sregolata, no? Come molte volte nel campo musicale si vede anche attraverso i testi delle canzoni, ma in Leto ci sono questi personaggi che vogliono a tutti i costi emergere senza trascurare i rapporti interpersonali. Quindi la regia dinamica mette in scena questo desiderio di emergere con questi attori che vivono all'interno di un videoclip perenne, ma che non trascurano il punto di vista sentimentale. Quindi questo porta anche ad un parallelismo con la situazione politica del paese. Quindi, data anche la situazione di Serebrennikov, appunto del regista, che al momento si trova arrestato per aver fatto una truffa, di aver utilizzato impropriamente dei fondi appunto per realizzare le sue opere, crediamo che possa essere una buona soluzione, anche considerando chi sono i componenti della giuria e quindi quali potrebbero essere i loro gusti. E quindi ci sembra che questa sia l'opera che coniughi meglio sia l'aspetto visivo con l'aspetto del significato e anche con le interpretazioni dei protagonisti. Mancano poche ore, non ci resta che adesso attendere la proclamazione del vincitore, che avverrà questa sera dopo le 19. Chiaramente su cinematograph.it trovate tutte le recensioni e troverete anche il palmarè dopo le 19. Da Cannes, per me, da quest'anno è tutto. Un bacio da Virginia e a presto, al prossimo anno. Ciao!